Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre. O Maria concepita senza peccato, pregate per noi che ricorriamo a voi. San Giuseppe, sposo della Vergine Maria, prega per noi. Santo Angelo Custode, San Michele Arcangelo, Santa Gianna Beretta Molla, tutti i santi, sante e angeli di Dio, pregate. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Sedete. Forse qualcuno di voi mi conoscete, altri forse la maggioranza no, e io non parlo tanto italiano, mastico l'italiano, ma non mettere attenzione agli sbagli, ma piuttosto all'idea, l'idea più importante. E allora se faccio uno sbaglio così mi potete ricordare l'idea più meglio. Meglio. Una domanda: quale pensate voi la parola più usata, più comune durante questo tempo santo della Quaresima nella nostra Santa Chiesa Cattolica? Che cosa pensate voi che è la parola più usata in questo tempo, che si usa di più? Noi sacerdoti l'ascoltiamo tanto, voi la dite. Dite quello che volete, ma a voce alta, così vi svegliate. Come? Pace. Come? Conversione? Amore? Penitenza? Penso che tutto quello che avete detto è giusto, giustissimo, ma penso che la parola più usata è conversione. Tanto è vero che la Chiesa inizia il mercoledì santo, il mercoledì delle cenere, dicendo: convertitevi, cambiate la vita. Ora, io vorrei parlare su questo tema della conversione. La prendo del Santo Padre Giovanni Paolo II in una lettera che lui scrisse, si chiama l'enciclica Veritatis Splendor, in italiano lo splendore della verità. Come? Ecco. Rispondete così, mettete un po' di ossigeno dentro del corpo. Quando non si mette ossigeno, allora la gente inizia a fare così. Perché? Perché quando non abbiamo ossigeno si perde la frequenza cardiaca e la frequenza respiratoria, e allora senza l'ossigeno si addormenta la persona. Ecco perché la maggioranza delle persone si addormentano in chiesa. Perché si addormentano? Perché stanno lì seduti senza muoversi, e allora pianino pianino il cuore inizia a fare ti. E i polmoni più lentamente e più lentamente. E se a questo atteggiamento esterno il tema che si parla è un po' pesantuccio, mamma mia, allora io faccio domande così voi vi svegliate, mettete un po' di ossigeno e siete attenti, va bene? Beh, il capitolo 3 di questo insegnamento del Santo Padre, tutto il capitolo 3 della enciclica Lo splendore della verità,
Il Papa fa un esame bellissimo, un insegnamento bellissimo sulla lettera ai Romani. Aprite se avete portato la Bibbia. Avete portato la Bibbia? Se vedi che siete cattolici, non avete portato la Bibbia. Romani 12 e versetto 2. Su questa frase dello Spirito Santo attraverso San Paolo, Giovanni Paolo II fa il terzo capitolo di questa bellissima lettera. Dice così, vi leggo e poi facciamo le spiegazioni. 12:2. Non conformatevi alla mentalità di questo mondo, ma trasformatevi rinnovando la vostra mente per poter discernere la volontà di Dio, ciò che è buono e a Lui gradito e perfetto. Allora, dice il Santo Papa, non conformatevi alla mentalità di questo secolo, di questo mondo, se no trasformatevi per poter sapere quella volontà di Dio, a Lui gradito, quello che piace a Lui. Vediamo un po', sono tre pensieri, tre. Primo pensiero, diciamo, e così fa un po' di poesia, di rima, e poi si può imparare. Non pensare con i pensieri del mondo. Primo pensiero, dite a voce alta. Non pensare con i pensieri del mondo. Poi dice, ma trasformatevi. Voglio dire, ma pensate con i pensieri di Dio. Seconda idea. Prima idea, non pensare con i pensieri del mondo, ma pensate con i pensieri di Dio, seconda idea. E la terza idea sarebbe questa, per poter discernere e sapere quella volontà di Dio a Lui gradito, vale a dire, trasformata la mente, viene cambiata la vita. Allora, che cosa sarebbe conversione? Non pensare come la pensa il mondo, ma pensare con i pensieri di Dio. Allora, sarebbe un movimento delle mani. Non pensare come il mondo, con il pensiero del mondo, ma pensare con i pensieri di Dio. Quando inizia una persona a pensare con i pensieri di Dio, la vita viene trasformata, cambiata. Non si può avere una conversione solo per il fatto di dire ora lascio di camminare da questa maniera o sto camminando, diciamo, da questo muro fino a questo muro, così. Allora dicono alcuni che conversione camminare al contrario. Questo è frutto di cambiare la maniera di pensare. Se tu non cambi la maniera di pensare, se tu non cambi qui, non c'è conversione. È impossibile. Bisogna cambiare i pensieri che abbiamo, e cambiando i pensieri che abbiamo, ora viene la trasformazione, vale a dire la conversione. Ora, andiamo al primo pensiero, alla prima idea dell'enciclica del Santo Padre, al capitolo 3. Se, dice lo Spirito Santo, non conformatevi alla mentalità di questo secolo, non conformatevi, non, vale dire non pensare come la pensa il mondo. Io faccio una domanda a voi. E quali sono i pensieri che predica tanto il mondo? Ditemi uno, almeno uno, un pensiero del mondo, non della Bibbia, non di Dio. Cosa?
Benissimo, uno, molto buono, giustissimo. Potere, un altro pensiero di questo mondo. Come? Sesso. Allora diciamo piaceri. Hai piacere ad ogni livello. Un altro pensiero. Come? Ah, soldi, soldi, denaro. Benissimo, molto buono. Allora diciamo con gesti, un pensiero del mondo. Potere. Un altro pensiero. Piacere. Un altro pensiero. Denaro. E possiamo dire tanti, ma peccato che non abbiamo tempo di meditare. Prendiamo il pensiero di denaro. Il mondo dice denaro, essere ricchi. Un ricco può avere tutto quello che vuole, tutto che abbia in voglia lo può avere perché è ricco, ha denaro. Molto bene. E sappiamo quante cose dice il mondo per avere denaro. E a dire la verità, bugie. Perché dopo tutto viene la conseguenza di cercare il denaro. Cosa dice Gesù sul denaro? Vediamo un po'. Se il mondo dice denaro, un pensiero del mondo, cosa dice Gesù sul denaro? Prendiamo il Vangelo di Matteo, leggiamo Matteo, capitolo 5, e versetto 3. Cosa dice Gesù? Sono le beatitudini. Gesù salì sul monte e messosi a sedere si avvicinarono i suoi discepoli. Prendendo allora la parola li ammaestrava dicendo. Ecco la prima beatitudine, la prima. Beati i poveri in spirito, dice questa Bibbia, perché essi è il regno dei cieli. Beati i poveri in spirito, vale a dire, non è beato una persona che è povera di spirito, che sarebbe come uno scemo, uno scemo. Non dice quello Gesù, dice beati quelli che hanno spirito di essere poveri, beati i poveri in spirito, che hanno spirito di essere poveri. Dite a voce alta, beati quelli che hanno spirito di essere poveri. Ancora, beati quelli che hanno spirito di essere poveri. Ma non dice beati i poveri, non dice, ma che hanno uno spirito di povertà. Io dico così, infatti è così mi ricorderete la beatitudine. Fate così, con le mani, così, fate così. E dite come? Attaccati. E così? Staccati. Ancora. Attaccati. Staccati. Che voglio dire io con questo? Che cosa pretendo insegnare? È questo. Ascoltatemi bene, non è peccato avere denaro. Non è peccato avere denaro. Io non so chi siete voi qui, ma di sicuro che qualche di noi qua ha, oltre la casa, la proprietà dove abita, ha un'altra. Che ne sappiamo se oltre la proprietà, la casa personale è un'altra affittata che gli dà l'affitto a un'azienda. Io non so.
Che ne sappiamo se oltre all'azienda avete una villa per l'estate al mare? Io non so, ma può essere, è vero o no? Sì o no? Benissimo. E tutto questo ho avuto onestamente ereditato, perché no? O forse non solo ereditato, onestamente lavorato. Chi lavora ha, chi non lavora non ha, ma si può facilmente avere. E non solo questo, gente ricca, gente fatta ricca perché Dio ha fatto ricco o ricca questa persona, questo tizia, questa tizia. Vediamo un po', Abramo, ricchissimo, ricchissimo. Se voi leggete alla Bibbia, cercate quella Bibbia concordata e cercate la parola Abramo, potete sapere chi era, da dove era, come l'ha chiamato Dio, quando è uscito senza niente, senza un centesimo, è uscito e dal niente, quanto ricco, ricco, ricco l'ha fatto Dio. Il suo figlio Isacco, ricchissimo. Il figlio di Isacco, Giacobbe, che vi ricordate quando ha passato il fiume Giordano? Ha passato senza niente, niente. È andato a Padan Aram perché stava fuggendo dal fratello di Caino. Vi ricordate tutta questa storia che non voglio ora perché non c'entra tanto? Ed è passato i fiumi Giordano senza niente. È andato lì a Padan Aram, si è sposato con la cugina e inizia Dio a dare denaro e denaro e denaro a questo Giacobbe, tanto, tanto, tanto che lo zio si è ingelosito. E allora dice lo zio: facciamo una cosa, tutte le pecore macchiate sono per te. Perché il salario, perché lo zio le aveva detto a Giacobbe: io ti pago così, con mucche, cavalli, cammelli, e che so io. Allora, e con le pecore che siano nate macchiate saranno per te, e le pulite per me, perché si stava in gelosia, si stava riempito di gelosia lo zio. Allora che succede? Tutte le crie, si dice così, delle pecore nascevano macchiati. Allora lo zio si è riempito di gelosia, dice: no, 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 questo non è giusto, facciamo il contrario, tutte le crie, non so questo, le anelli, vabbè, delle pecore, allora sarà che sono senza macchia, saranno per te. E tutte le anelli? Agnelli che siano pulite sono per me. E iniziano a nascere, al contrario, tutte gli agnelli puliti per Giacobbe. Vedete come Gesù lo ha fatto ricco, gli ha dato mucche, agnelli, pecore, cavalli, camelle, due mogli, figli, oro, argento. E quando è tornato indietro, è tornato a sua casa, era un uomo ricchissimo. E chi gli ha dato questo denaro? Voce alta. Ditelo voce alta. Allora non è peccato essere ricchi. Non è peccato avere denaro. Dov'è il problema con il denaro? Che viviamo attaccati. E che cosa vuole Dio? Beati quelli che hanno spirito di essere poveri, vale a dire vivere, voce alta, vivere